l'avocado è diventato uno degli alimenti più di tendenza del mondo. Diventato il manifesto del mangiare sano dei millennial, questo superalimento è un pilastro per i buon gustai nel mondo. Ma hai mai notato che il tuo toast all'avocado costa sempre di più? I prezzi degli avocado sono aumentati negli ultimi anni fino al 129%, con il prezzo medio nazionale di un avocado ASS che ha raggiunto 1,85 euro nel 2019. Quasi il doppio in un solo anno. Ma perché gli avocado sono così costosi? Archeologi in Perù hanno trovato semi di avocado addomesticati sepolti con mummie inca, risalenti al 750 avanti Cristo. Ma furono gli aztechi nel 500 avanti Cristo a chiamarlo aguacateo, che si traduce in testicolo. Quando i conquistadores spagnoli invasero il Messico e l'America centrale nel XVI secolo, lo ribattezzarono aguacate. La sua coltivazione si sviluppò nei secoli successivi, prevalentemente in America centrale e nell'America del Sud. Ma prima della fine dell'Ottocento, il consumo di avocado al di fuori di queste regioni era pressoché inesistente. La commercializzazione dell'avocado è incominciata all'inizio del 1900, ma ha promosso l'avocado come prelibatezza per i ricchi. Come questa pubblicità sul New Yorker del 1920, che li dichiarava gli aristocratici della Macedonia. Ma una selezione di coltivatori californiani si rese conto che aguacate era difficile da pronunciare e scoraggiante per il mercato di massa, quindi fondarono la California Avocado Association. Negli anni 50 la produzione crebbe, e i prezzi degli avocado scesero a circa 25 centesimi l'uno. La popolarità aumentò ulteriormente con l'immigrazione interamericana negli anni 60, quando i latinoamericani portarono con sé negli Stati Uniti il loro amore per gli avocado. Con l'aumento della domanda, l'offerta dovette tenere il passo e le vere difficoltà di produrre avocado su larga scala cominciarono a farsi vedere. I frutteti di avocado, infatti, richiedono una grande quantità di risorse per prosperare. There are multiple inputs that avocados require, whether it's water, fertilizer, pruning, pest control, the sunburn protection of trees. All those go into making your chances better of having a very good quality crop. When we decide to plant an avocado orchard, we'll plant trees that come from certified nurseries. We have to place our orders years in advance. On average, if we're producing 100,000 pounds per acre, that takes about 1 million gallons of water, so 100 gallons per pound. So it'd be about 50 gallons per 8-ounce fruit. But that's dependent on what Mother Nature will throw at you. You know, we have wind, we have intense sun. It's really hard for a grower to manage the unmanageable things that will affect a crop. L'ondata di popolarità degli avocado si arrestò durante il combattimento contro i grassi degli anni 80, con una media di mezzo chilo a testa consumata in America nel 1989. L'ossessione per il basso contenuto di grassi del decennio allontanò i consumatori dall'avocado, che non compresero veramente la verità nutrizionale nascosta al suo interno. When it comes to fat in food in general, people tend to get a little bit concerned because we often hear in the media that fat isn't good for us. But the type of fat that's in avocados is monounsaturated fat, which is actually often deemed healthy fat or heart healthy fat. So while there is a lot of fat in avocados, it's actually quite good fat. L'avocado ha iniziato il suo ritorno alla fine del millennio ed è stato aiutato da un'improbabile decisione politica. Nel 2005, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha revocato un vecchio divieto, per consentire l'importazione di avocado messicani negli Stati. All'inizio, questa decisione ha fatto arrabbiare i coltivatori californiani, che temevano che le vendite si potessero ridurre fino al 20%. What actually transpired and took place was as that Mexican supply became much more prevalent and available, retailers got behind marketing and selling avocados. Food service providers, restaurants started putting it as permanent parts of their menus. And demand started to boom because the inconsistent supply chains before were now consistent and consumers were allowed to enjoy avocados every day of the year. Il giorno più importante per l'avocado è la domenica del Super Bowl, quando si stima che durante la partita, in America, vengano consumati quasi 90.000 tonnellate di avocado. Ma se prendi un momento per considerare le risorse necessarie per produrre tale quantità, si può iniziare a capire i prezzi elevati degli avocado. Secondo gli esperti, occorrono circa 270 litri d'acqua per coltivare mezzo chilo di avocado. 90.000 tonnellate richiederebbero fino a 54 miliardi di litri d'acqua, senza contare che siccità o ondate di calore possono avere conseguenze devastanti sull'industria dell'avocado. Infatti, è esattamente quello che sta accadendo in California negli ultimi 7 anni,
con il Sunshine State che solo nel 2019 è stato dichiarato libero dalla siccità. Il che può aiutare a spiegare i prezzi record dell'avocado. In alcuni paesi come il Cile, la coltivazione dell'avocado è incolpata di esacerbare la siccità poiché i rigogliosi frutteti si affacciano sui letti dei fiumi asciutti. Forse la ragione principale per cui gli avocado sono così famosi è l'emergere di uno stile di vita alimentare migliore. Non più solo una salsa per le occasioni speciali, questo super cibo può essere trovato in molte ricette, nei caffè e nei ristoranti di tutto il mondo. E coloro che lo mangiano sono davvero impazienti di fartelo sapere. Basta digitare hashtag avocado su Instagram e vedrai oltre 10 milioni di ricerche. Ma la glorificazione dell'avocado è giustificata? There's quite a big hype around avocados, but it actually is quite justified when it comes to how nutrient dense this food is. There's not many foods that actually replicate it in terms of a nutritional profile. When it comes to calling something a superfood, I'm not really for that label. Avocados are definitely a good food to include in your diet, but like I said, you're not really missing out if you don't like them or if you can't eat them for any reason. Monounsaturated fats, we can find that in things like olive oil and olive, nuts and seeds, vitamins and minerals. We can find that in other green vegetables, so spinach and broccoli and things like that. So there's ways of getting those nutrients in without having avocado. Tutto questo richiede una quantità sorprendente di lavoro. Anche una volta coltivati, potati e raccolti, gli avocado necessitano di costosi metodi di distribuzione per essere consegnati freschi e maturi in tutto il mondo. If you're living in Philadelphia, right? You want to buy a ripe avocado in Philadelphia. What they do is they ship green avocados from California to Philadelphia. They send them to the ripening center. They warm them up and get ethylene in them so they all ripen. And then when they're moved out to the retail stores, you're actually buying something that's almost ready to eat or ready to eat. Because if you were to buy a green avocado that's shipped straight from California to your market, you know, you would have to ripen it yourself over 7 to 10 day period. And most consumers are a little more anxious for their avocado toast than waiting 10 days. Con prezzi così alti, questo bene di consumo ha attirato un'ondata di furti da frutteti e camion per le consegne, in tutto il mondo. In Nuova Zelanda hanno introdotto pattugliamenti notturni e recinzioni elettriche, dopo che un coltivatore nel Northland ha subito un furto del 70% del suo frutteto. C'è un'ulteriore triste situazione per l'avocado. In Michoacán, da dove proviene l'80% degli avocado messicani, delle bande gestiscono un commercio di avocado di sangue, che impone agli agricoltori una tassa di estorsione non negoziabile in base alle dimensioni della loro terra e al loro raccolto. Alcuni ristoranti hanno boicottato l'avocado, per rispettare l'etica delle abitudini alimentari. Gli esperti suggeriscono che la carenza d'acqua colpirà 5 miliardi di persone entro il 2050, e che precipitazioni nella cosiddetta cintura della siccità, tra Messico e Sud America, diminuiranno. Ma mentre aumentano le prove di degrado ambientale, l'industria dell'avocado continua a crescere insieme alla domanda dei consumatori. In alcuni luoghi, la produzione sostenibile di avocado diventerà insostenibile.